Allora, gli accordi erano verbali, giustamente, perché noi non ci hanno mai firmato niente, quindi io mi sono portato sempre dei testimoni, perché io rappresento non solo i box dei macellai al mercato, ma anche tutto l'intero mercato, perché il San Lorenzo hanno lo stesso problema nostro, perché sono dei prezzi assorbitanti al di fuori del prezzo proprio. Parliamo degli affitti. Degli affitti e di tutto il contesto, perché per quello che noi paghiamo crediamo che non vale il gioco, non vale la candela, perché mo glielo spiego. Allora, la prima cosa sono i bagni, dove noi non abbiamo i bagni per i nostri dipendenti e non ci stanno bagni per noi e non ci stanno neanche i bagni per chi viene qui al mercato, perché c'è stato un grosso problema che ripetutamente l'abbiamo comunicato agli organi di competenza e ci è stato detto sempre sì, però non è stato mai effettuato niente. La cosa principale nostra è quella dell'affitto, perché noi abbiamo sostenuto dei lavori nei box del mercato mediante un'ordinanza fatta dal comune di Civitavecchia, l'abbiamo realizzata a nostre spese e abbiamo le fatture, se vuole gliele posso far vedere. Io personalmente ho sostenuto una spesa di 3.750 euro per la realizzazione del box mio, che le spese le doveva fare il comune, l'ho tirate fuori io e non si vede modo di farseli riconoscere. Siamo stati in comune, abbiamo chiesto che l'affitto dei box che ci hanno messo, perché era stato accordato dall'amministrazione precedente, perché in quel periodo lì, visto in quel periodo lì che è stato... Fa riferimento all'amministrazione Tidei o Moscherini? Tidei, nell'amministrazione Tidei il prezzo dell'affitto era quello che era stato accordato. Loro avevano accordato per la maggiorità, perché andava da 12 euro a 14,85 euro. Era stato accordato a 14,85 euro. Oggi al metro quadro? Al metro quadro, quindi noi paghiamo 600 euro al metro quadro, nonostante tutti i box se li abbiamo realizzati noi a spese nostre. Quando siamo stati al comune, io ho preso la stessa linea che ha fatto l'amministrazione comunale precedentemente. Siamo stati all'IMI, all'Istituto Immobiliare Italiano, che fa fede all'Ufficio delle Entrate, e abbiamo preso il prezzo che adesso io ho portato in visione al comune, che il prezzo dei box al mercato varia da 8,50 euro a un massimo di 12 euro al metro quadro. E è questa qui, presentata da De Fazzi Luca della Confcommercio di Civitavecchia. È stata presentata le motivazioni perché vogliamo la riduzione dell'affitto. Primo, perché abbiamo pagato noi i lavori dei box, e secondo, perché il prezzo non è reale. Mi è stato risposto questa mattina dall'assessore che non lo possono fare. Assessore al bilancio? Sì, perché non lo possono fare? Perché non hanno preso l'incentivo dal porto, non sono stati erogati dei soldi che doveva prendere. Stamattina è rivenuta lei col modo suo di fare e mi ha detto: siccome il porto non ci ha sovvenzionato questi soldi qua, non possiamo fare niente, quindi se si farà nell'anno prossimo. Io ho detto: signora, lei sono 10 mesi che sta prendendo in giro delle persone che stanno lavorando sul posto di lavoro e ci hanno problemi veri.